È quello che resta del Lido da Pietro il giorno dopo. Non ci sono dubbi sull'atto incendiario ai danni dello stabilimento balneare sul lungomare di Scalea. L'ipotesi che si fa avanti ed era evidente già da subito è quella di un incendio di origine dolosa. Pare siano state ritrovate anche corpose prove dell'utilizzo di liquido incendiario. D'altronde l'estensione delle fiamme, nonostante la presenza di un leggero vento che ha contribuito ad alimentare l'incendio già dalla stessa serata, dava l'idea della chiara matrice dolosa. Sul posto, a fiamme ormai già alte, sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea e anche i colleghi di Paola con due autobotti per il rifornimento idrico. Erano circa le 22 quando dal bar caffetteria erano già evidenti i segni della vicina devastazione. Sul posto sono state impegnate 15 unità dei vigili del fuoco, 5 automezzi, presenti anche i carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini. La mano della criminalità è evidente e anche i fatti di Diamante dimostrano che la pressione è aumentata e si respira aria pesante, puzza di bruciato.